Vi illustro, se già non lo conoscete, vi illustro con brevissime parole cos'è il connettivismo. Il connettivismo è una sperimentazione della nuova umanità, una sperimentazione che in circa 9 anni fa abbiamo provato a portare avanti per sondare soprattutto gli aspetti fantascientifici. In questi aspetti fantascientifici abbiamo voluto mettere varie suggestioni, quelle che ci interessavano, quelle che ci spronavano a ridefinire l'umanità nuova. E abbiamo inserito nel calderone, perché ci sembrava comunque legato al discorso che volevamo affrontare per la nuova umanità, per il nuovo futuro, sia le nuove scienze, sia le scienze quantistiche, sia le scienze della nuova matematica, del caos, sia discorsi relativi al passato, sia discorsi relativi alla semantica dell'umanità, convinti che questa semantica antica avesse dei riflessi nel futuro. Per cui le scienze quantistiche che determinano varie vibrazioni, varie vibrazioni di realtà che collassano in una sola realtà, quella che riusciamo a discernere, a distinguere. Il paradigma olografico, che è una interessante teoria che in questi giorni proprio è riuscita fuori su Facebook grazie a un post segnalato da, non ricordo chi, però è stato segnalato, Giovanni De Matteo, è vero, che è un altro degli iniziatori del connettivismo, in cui praticamente si affrontano le interessanti implicazioni di un esperimento dove delle particelle subatomiche sono poste a distanza considerevole tra loro, eppure conservano un'interazione del tipo che se A fa una cosa, B risponde in relazione a ciò che fa A. Questo è impossibile da concepire se pensiamo a una distanza che divide queste due particelle subatomiche. E allora la teoria che è scaturita da questi esperimenti circa 20 anni fa, è che c'è un diverso strato di realtà, una realtà definita dall'idea di ologramma, dove ogni singola immagine contiene tutta l'informazione. Se tagliamo quell'immagine, l'informazione si duplica, quindi tutto è correlato, tutto è compreso all'interno di una realtà, di un'immagine, di un suono, di un qualsiasi evento. E questa coesione di realtà, questa coesione di paradigma in cui noi ci immergiamo, in cui passato, presente e futuro non sono più delle distinzioni temporali, ma sono delle nullità in cui noi possiamo far emergere un'altra realtà, un'altra verità, in cui noi siamo pura energia, in cui noi siamo capaci di influenzare quello che abbiamo intorno con la nostra volontà. Sono degli aspetti, uno dei tanti aspetti, che ci hanno spinto a creare a iniziare a creare questo connettivismo. Le caratteristiche del movimento sono open source. Per chi mastica un po' di informatica, il termine è abbastanza chiaro. Sostanzialmente a noi non è mai piaciuto creare un involucro chiuso, non aperto dagli interventi esterni, ma anzi abbiamo voluto che gli interventi esterni arricchissero e modificassero il movimento stesso. Come dicevo, sono 9 anni che abbiamo iniziato questo movimento. Dai tre iniziali siamo passati a qualche decina di aderenti, e ogni aderente ha arricchito, come dicevo prima,
il calderone del movimento con le proprie sensibilità, con le proprie idee, con le proprie iniziative. In questo momento siamo qui per riflettere in ambito poetico più che altro le implicazioni di questa, di questo nuovo approccio, di questo diverso approccio alla realtà. Qui accanto a me c'è Alessio Brugnoli, che è, oltre che un carissimo amico, un valente scrittore. Lui ha vinto un paio di anni fa il premio Kippol, perché è una delle realtà che si interfacciano nel movimento collettivista, anche quello editoriale, quello effettivamente quello che fa libri, insomma, tramite la Kippol, l'officina libraria. Lui ha vinto meritatamente un premio un paio di anni fa per il suo romanzo ambientato nella Roma dei primi Novecento, immersa in una ucronia, in una realtà diversa, alternativa, in cui esistevano già i primi computatori elettronici generati dalla forza del vapore. Steampunk, ma steampunk romano, però alla romana, alla matriciana, alla matriciana. Okay. E quindi ecco qui per questo seguito di una serata di poesia connettivista, perché la prima puntata è stata qualche mese fa, all'inizio dell'anno se non ricordo male, in cui ci eravamo lasciati per affrontare un ulteriore step di avanzamento, in cui avremmo provato a definire meglio operativamente le suggestioni connettiviste inverse. Puoi darmi una mano tu? In che senso? Ecco. Continuiamo il discorso. Continuiamo il discorso. Vabbè, come ti dicevo prima in separata sede, il fatto che Marcello ci abbia parlato del movimento connettivista, come dire, ha inserito nel nostro laboratorio di scrittura poetica una sorta di germe, non patogeno, ma comunque un germe mutageno, allora, a questo punto, una sorta di virus, per cui ci siamo comunque dati come compito di scrivere componimenti connettivisti, con risultati, devo dire, più che lusinghieri, secondo me. E quindi anche prima che tu arrivassi, insomma, ci siamo letti tra noi qualche cosa, e il risultato sembra soddisfacente. A me, però. A me. No, te non sei connettivista. Infatti io non sono connettivista, quindi. Vabbè, non stiamo qui a passare un esame, insomma, chiaramente. No. Tanto più che. La forma aperta di cui parla Sandro ci permette nella maniera più libera, diciamo così, di più ludica, anche più, esatto, più ludica forse, di giocare anche con certi stilemi che stilemi poi non sono, e quindi diffondere sensazioni diverse. La natura anarchica dell'approccio connettivista fa sì che non è... In definitiva non esistono stilemi veri e propri, esistono delle sensibilità, degli approcci, delle attitudini che non diventano poi stilemi, sono dei modi di porsi, ma nulla di scritto nella pietra oppure codificato, insomma. È contrario a tutti i nostri modi di pensare, prima di tutto, non pensiamo in quel modo. Io pensavo, tra l'altro, tanto per riprendere il filo, di leggere una cosa che ho scritto e che compare sull'antologia poetica del connettivismo, Concetti spaziali oltre. Tanto per dare l'idea a chi non era qui la volta scorsa e chi non sa di cosa parliamo, di cosa si parla. Il titolo è La stanza imperiale vuota. Simbiosi cadenti, come un suono lasciato andare al rallentatore progressivo fino alla completa stasi di moto e di
percezioni. Una stanza imperiale era gelata al freddo della notte invernale, meccanismi cerebrali annegati nel gelo siderale ed ecco rumori sinistri di rottura, decadenza tecnica. Credo sia un buon modo per introdurre l'argomento. In queste cose, in questi versi che ho scritto